Vai. Allora, l'ambientazione è questa: arrivano in un ristorante abbastanza distinto, c'è un signore vestito discretamente con tre donne avvenenti, belle, e di fianco c'è un pappagallo di quegli africani coloratissimo, grosso, esagerato, sembra un avvoltoio, non un pappagallo, bellissimo. Questo ristorante appoggia il pappagallo lì, queste tre bellissime ragazze di fianco, e gli dice, no, allora, arrivi il cameriere, fa guarda, facciamo l'ordine, porti da mangiare tutto quello che vogliono le ragazze, a me porta due piattoni di tortelli grossi così con una fiorentina, per questo pappagallo qui di fianco prende le nostre ordinazioni per due abbondanti e gliele porta lui. Ascolti, ma guarda che qui siamo abituati, insomma siamo un ristorante di una certa fama, vengono delle porzioni, preoccupa mia, conosci la bestia, porta la sagan, porta anche a partria, che culo esaltone, oh, ve lo dice lei, e lo porta. Arrivano i dolci, fa benissimo, ora guardi, a me porta due meringate, alle ragazze qui sente quelle delle ordinazioni, a questo pappagallo che c'è qui di fianco porta le mie due meringate intere, non le fette proprio, porta le torte che ha scelto le ragazze per tre, poi le aggiunga delle altre porcherie, se non ricorda qualcosa, questo altro mangia tu. Cioè, ma guarda che veramente è una cosa esagerata, ma già mi meraviglio che abbia mangiato tutto il resto. Ma la galporta che me ha su come le fate, ti dai che il magnato, vabbè, effettivamente il pappagallo mangia tu. Fine serata le ragazze si alzano per farle andare verso l'uscita, il pappagallo resta lì di fianco, l'uomo viene fermato al cameriere, fa ascolti, ma prima di andare a pagare, io probabilmente non la rivedrò più, mi può spiegare che cazzo fatto a questo volatile per diventare così vorace, perché un altro sarebbe morto. Ma te spieghi subito, nano. A suo mezzo l'ambiaggio in Africa, catà la lampada magica e gli fiora il genio, ma deve esprimere tre desideri. Prende desideri, lei da diventa fino a destra e fino a svegliata. Effettivamente, guarda, gli apposi in cabuto a patera, che come priatore due, apposi neanche per un via, che è un mio problema. Il secondo era di avere delle bellissime donne al mio cospetto, sempre pronte a soddisfarmi. Poi Costantin, secondo lui, cosa potevi mandare? Non so cosa poteva domandare, è un uccello insaziabile, ma la capì male. Adesso chiudo, ragazzi.